Penso e difendo, i bambini sono le radici del mondo, i bambini sono come le radici di un albero e se il mondo non si prende cura dei suoi bambini è come un albero che a poco ammazzi. E poi che faremo una terra senza alberi e che fa un mondo senza bambini? Dunque noi tutti abbiamo una responsabilità verso i bambini dovunque nel mondo, anche in Europa, anche in Italia, in Svizzera, dovunque, perché la situazione lì non è mica che sia la più bella neanche, non a livello materiale, però a livello mentale, psico-spirituale, no? Vuol dire, non... Io sempre dico, in Mozambico abbiamo una povertà materiale, nell'Occidente c'è una grande povertà mentale, spirituale, umana. E se posso scegliere, preferisco la povertà materiale. La tua collaborazione con questa associazione, cos'è che ti ha coinvolto, cosa ti ha colpito, cosa ti ha trascinato in questa avventura? Allora, beh, io diciamo ho avuto dei legami con il Mozambico familiari del mio passato, per cui diciamo ho visto il Mozambico per la prima volta durante la guerra, quindi nel 1987, io ero molto giovane e quindi mi è rimasto, diciamo, sono rimasta colpita insomma dalla situazione, eccetera. Per cui quando molti anni dopo ho conosciuto Barbara, ho conosciuto i ragazzi e il progetto. E ho cercato di saperne di più e mi sono cominciata a dedicare così come volontaria, come tanti fanno, a fare delle piccole iniziative per raccogliere fondi. E poi quello che mi colpisce di più di questo progetto rispetto ad altri nel mondo, ho conosciuto altre situazioni, insomma in Kenya, in Thailandia, in Malesia, eccetera, è sicuramente il grande coinvolgimento della comunità e delle persone locali, cioè. E quello che non mi piace altrettanto di molte ONG o di molti progetti a livello quasi governativo, insomma di altri, non solo di italiano ma di altri paesi, è che spesso si fa il progetto a tavolino, si viene qui e si vuole fare una cosa che poi magari trova poco riscontro o trova poca, diciamo, non trova tutta l'utilità che si era pensata. Per cui questo sicuramente è un punto fondamentale e rispetto ovviamente delle persone, della cultura locale soprattutto, per cui il grande coinvolgimento in tutto quello che si fa della loro ricchezza culturale, comunque di tutto quello che è importante coltivare, per cui loro ritrovino comunque anche nello sviluppo, mantengano insomma la loro identità culturale. Hai dato quanti anni? Anni a magari mancani? Non sai. 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 Non s
Curiosità, sono andato a vedere come si fa il sale. E hai immagazzinato. Quando sono venuto qua in Mambone, come si esce qui dalla miseria, come si... Qui la secca, le siccità sono endemiche, e le inondazioni anche, quindi non si può pensare all'agricoltura senza essere di irrigazione. Quindi niente agricoltura, niente altre produzioni, cosa faccio io per uscire qua? Allora sono venuto qui, ho visto queste immense pianure, qui c'è un'estensione che va fino alla missione, immaginate, adesso qui di qui non si... ma se andiamo di là si vede fino alla missione, tutta una pianura di argilla di 2 metri quasi di argilla, per cui è impermeabile questo fondo. Ma se facessimo una salina, è venuta in mente la salina. Allora ho chiamato un mio amico là, di Matola, dico, sei disposto a fare un passeggio qui fino a 850 km? E lui è venuto fino qua e gli ho mostrato questo, lui ha guardato. È meraviglioso. Quiero ser el igual.